Un minuto con Padre Pio in questo giorno importante, 25 maggio. Buon compleanno, Padre Pio. Questo è un giorno che tutti noi e tutti noi devoti di Padre Pio, insomma, facciamo festa con lui in questa giornata, facciamo festa con la sua pietrelcina qui a San Giovanni Rotondo, nel sagrato, nel grande sagrato della chiesa a lui dedicata, in San Giovanni Rotondo, questa bellissima chiesa che è stata consacrata nel 2004, il primo luglio del 2004, per leggervi una lettera che Padre Pio scrive alle sorelle campanile il 25 maggio del 1918, e lui la scrive nel giorno del suo compleanno. Infatti proprio così scrive: San Giovanni Rotondo, 25 maggio, giorno del mio compleanno, 1918. La grazia del Celeste Padre ti riempia del suo santo amore e ti conceda tutte quelle grazie che la tua bell'anima desidera e che io incessantemente vado per te chiedendogli. È come se oggi Padre Pio scrivesse a tutti noi e dice: figliuola mia, figliuoli miei, non temere, non temete la tempesta che rugge intorno al tuo, al vostro spirito, poiché a misura che l'inverno sarà rigido, la primavera sarà più bella, più ricca di fiori ed il raccolto sarà più abbondante. E allora che dica e faccia il tentatore, Dio va ottenendo in te il suo ammirabile fine, quale di contemplare la tua completa, totale, piena trasfigurazione in lui. Non credere, mia buona figliola, ai sussurri e alle ombre avverse del nemico, e tieni ben ferma la verità contenuta in questa dichiarazione che fu in piena autorità di tuo direttore e in tutta sicurezza di coscienza. Temere di perderti tra le braccia della bontà divina è più curioso del timore del bambino stretto tra le braccia materna. Bandisci qualunque dubbio ed ansia che del resto sono permesse dalla carità infinita per lo stesso fine su accennato. Vogliamo condividere con voi questa esortazione di Padre Pio in questo giorno per augurare a Padre Pio un buon compleanno e soprattutto per dire grazie. Grazie Padre Pio perché sei sempre presente nelle nostre vite e affidiamo a te tutti i nostri guai, tutte le nostre sofferenze. Affidiamo tutti i nostri timori, tutte le nostre paure, ma vogliamo dirti grazie. Grazie perché ci sei sempre accanto.